primo calcio d'angolo dunque a favore dell'Amburgo, mentre vedete inquadrato l'autore della puntata sulla sinistra, si tratta del giovane Fonesen. Ecco che parte il tiro dalla bandierina, molto lungo, saltano in parecchi Jacobs, poi il pallone che carambola all'indietro e l'arbitro assegna il gol. Sfortunatissima partenza da parte dell'Inter, si tratta probabilmente di una autorete. Non ha avuto esitazione l'arbitro a concedere il gol a favore dell'Amburgo. Avete visto che sul calcio d'angolo c'è stato il colpo di testa di Jacobs, il difensore centrale che si porta sistematicamente in avanti nel groviglio. Ecco che rivediamo il colpo di testa di Jacobs in mezzo e poi il pallone che carambola all'indietro, toccato da Bergomi. Marini tenta di... due contro il Fortuna di Düsseldorf, almeno un paio di gol portano a serie responsabilità del portiere Uli Steiner. Osserviamo comunque gli sviluppi di questa posizione battuta da Bredi. Colovati che cerca la coordinazione, non colpisce bene il pallone, Stein va a bloccarlo. Roll, lancio lungo, posizione regolare, attenzione, Recchi fuori porta, Fonesen taglia mandando sul fondo per buona ventura dell'Inter. Recchi, avete visto, è addirittura uscito abbondantemente dalla propria area di rigore per tentare di portare ostacolo e disturbo a Fonesen, che vedete inquadrato. È vicino a Mandorlini che riceve, poi da Marini, ancora Mandorlini. Bredi, sbagliato però il passaggio, attenzione, Fonesen. Fonesen, poi Maga a sinistro, fuori. Errore in disimpegno da parte degli interisti, vedete Felix Magath che ha tentato una posizione abbastanza... Bergomi che lo salta, il tocco al centro è per Pini che lascia ad Altobelli, ecco Altobelli potrebbe dare a Mandorlini, stavolta Mandorlini è in posizione regolare, può guadagnare la linea di fondo per il cross, mette però il piede il pallone sull'altro piede, Altobelli è in leggerissimo ritardo, vedete Mandorlini autore del cross. Che spinge come un forsennato. Magath, ancora Kals in posizione centrale, deve vedersela con Mandorlini. Poi la palla è per Butke, che è un gran tiratore. La sua sventola di destro sfila di pochissimo a fondo campo. Inquadrato l'autore del tiro, Butke. D'andata degli ottavi di finale di Coppa UEFA, i conti si dovranno fare nel ritorno di San Siro, ma naturalmente l'Inter ha tutto l'interesse a cercare di segnare almeno un gol. Ecco Altobelli, ecco il suggerimento per Rummenigge che mette a terra bene, un dribbling, palla sul sinistro, nuovo dribbling, tiro, gol! Gran gol di Karl-Heinz Rummenigge, splendida prodezza del giocatore tedesco, intaccato alla perfezione da Altobelli ed è dopo un minuto e 12 secondi di gioco il pareggio davvero mirabile da parte del giocatore più atteso alla vigilia, il grande Kalle Rummenigge. Ecco che rivediamo, vedete che salta una volta, due volte Jacobs e poi fa secco il portiere Stein con una staffilata imprendibile, tutto molto bello. Attenzione, siamo già sull'altro fronte, nuovamente in diretta, palla che viene toccata in acrobazia da Fonesen che vedete inquadrato sul traversone di McGee e termina fortunatamente sul fondo. Situazione dunque ristabilita per un pezzo di autentica bravura calcistica da parte di Rummenigge. 1-1 al Volkspark Stadion di Amburgo. Palla poi la dà a Pini che d'esterno lancia benissimo per Baresi, questi a sabato al centro, Jacob si intercetta, forse c'è angolo, poi ancora messo a terra il giocatore dell'Inter in azione molto dubbia, una sciocchezza difensiva ancora degli amburghesi per poco. Sabato Collovati, rinvio lungo, non scatta a tempo ed è Rummenigge ancora che entra in area, Rummenigge attaccato alle spalle, palla in calcio d'angolo, Rummenigge attaccato in maniera ancora dubbia su ennesimo svarione della retroguardia amburghese. Attenzione, vedete Jacobs che insegue Rummenigge e tocca forse la palla anche le gambe di Rummenigge, calcio d'angolo comunque, Butke non fa...
tempo a raccoglierla, però si tratta di calcio d'angolo. Ecco Wuttke ancora da Kals, d'esterno destro, pericolosissimo il lancio, palla fuori messa da Colovati, va a recuperarla Jakob. L'Inter non deve commettere l'errore di imbottigliarsi all'indietro, nuovamente palla in area e Bergomi, poi Wuttke, tiro, palo! Palo di Wuttke, fortunata l'Inter in questa circostanza, sulla respinta, Wuttke è stato prontissimo al tiro, ecco che rivediamo, vedete Wuttke che colpisce leggermente d'esterno, spadellando un po' il pallone, pallone che comunque Schreder che alza ancora male, campanile anche di Kals. Marini di prima, benissimo, palla buona, palla buona, attenzione, attenzione Rummenigge, il portiere stavolta esce bene, ancora Rummenigge, Rummenigge che cerca spazio, palla vuota, tiro, ma sulla linea di porta, aveva fatto in tempo a portarsi Jacobs, azione, gol per l'Inter e Stein ha fatto la cosa migliore della serata andando a disturbare il contraccolpo psicologico del gol al passivo quando era trascorso da poco un minuto di gioco su autorete, deviazione della retroguardia hamburghese, costringendo la squadra anseatica a arretrare un po' il raggio della propria azione. Molto bella questa azione dell'Inter, Marini al limite dell'area non riesce a farsi largo, poi la palla per Altobelli, attenzione Altobelli, tiro fuori, occasione ancora per l'Inter. Spillo aveva rubato con astuzia un pallone in mischia, si era proiettato verso la porta avversaria al massaggiatore della casa. Punizione comunque che Rummenigge sta per battere, va un uomo in più in barriera, destro, va e para, Stein. Molto ben tagliata la calza della bandierina, Jürgen Milewski inquadrato. Bini, attenzione, palla parata da Recchi, in mischia c'era stato un colpo di testa, una deviazione, Recchi sulla traiettoria. Tutto questo mentre si gioca il 34esimo minuto della ripresa. Jakobs, pericolo, è gol, è stato Von Esen, Von Esen a segnare. Gol di Von Esen, stavatura stavolta della retroguardia interista. Von Esen riporta in vantaggio l'Hamburgo sul 2-1 al 35esimo del secondo tempo. Rivediamo, vedete Von Esen che in effetti è stato lasciato colpevolmente incustodito a due passi da Recchi, il suo colpo di testa in vano, Mandorlini tenta di intercettare il pallone, lo tocca, recupera quando Wehmeyer si prepara a scaraventare al centro, il colpo di testa è di Bergomi, c'è una posizione irregolare. Quindi il gioco fermo, calcio di punizione, l'arbitro però si fa consegnare il pallone, fischia la fine al Volkspark.